ritrovati a voi tutti ad una nuova puntata di Insieme Oltre il 2000. La nostra attenzione sarà focalizzata quest'oggi sui contenuti di un incontro che si è tenuto di recente alla Sala Bianchi di Belluno, un incontro dal titolo I diritti violati delle donne da Mazzini al 2022, cosa deve ancora cambiare? E ne parleremo in compagnia degli ospiti che sono venuti a trovarci. Io saluto e ringrazio il dottor Romano Cavagna, presidente dell'Associazione Mazziniana Italiana, sezione di Belluno. Ben trovato, presidente. Grazie. Accompagnato dall'avvocata Laura Vittoria De Biasi, che è la presidente della rete triveneta dei CPO degli Ordini degli Avvocati. Ben trovata, De Biasi. Ben trovata. Grazie per essere qui con noi, per aiutarci quindi a comprendere e a far conoscere così magari i telespettatori che non avessero avuto l'occasione di partecipare all'incontro dell'8 aprile scorso, un po' quello che è stato il pensiero, questa riflessione dedicata al tema della donna, ma soprattutto richiamando anche al pensiero del Mazzini. Quindi comincerei proprio con lei, Presidente, per capire quindi i diritti violati delle donne da Mazzini al 2022. Che tipo di excursus c'è stato anche in questo tempo? Partendo dal presupposto che la parità fra uomo e donna è ancora lungi da essere raggiunta, ci è sembrato utile pensare di far conoscere il pensiero di Mazzini relativamente a questo. Mazzini dice che la minorità della donna è un pregiudizio dovuto, come si diceva, alle cattive leggi e ad una cattiva educazione, una sbagliata educazione. Ma questo pregiudizio però è nella mente del maschio, dell'uomo. Tant'è che, rivolto agli uomini, dice non abbiate alcuna idea, alcuna presunzione di superiorità, perché non ne avete alcuna. Detto questo, poi si potrebbe passare su i singoli temi, l'educazione dei figli, il lavoro femminile, tante altre cose. Tante varie sfaccettature. Che potrà eventualmente... Che si potranno approfondire. Sì, senta, Presidente, qual è comunque l'obiettivo della vostra associazione? Questa è una delle tante attività che saltuariamente, appunto, come Associazione Mazziniana Italiana, sezione di Belluno, siete soliti proporre. Noi abbiamo come obiettivo quello di educare il più possibile, specialmente le nuove generazioni, all'etica mazziniana, che poi è l'etica che ha pervaso il nostro risorgimento, non solo in Mazzini, ma in Cattaneo, tutti quelli che sono state le menti lucide, illuminate, un certo illuminismo che si trascinava ancora dalla Rivoluzione Francese, quindi libertà, egalité, fraternité sono libertà. Capisaldi. Sono i capisaldi. Quindi il concetto mazziniano è quello di parità di tutte le persone, di tutti gli uomini. Ciascuno ha dei compiti, ma non possiamo parlare solamente di diritti. Dice Mazzini che si è sempre parlato di diritti dalla Rivoluzione Francese in poi, alla sua epoca, ma coi diritti si arriva semplicemente al contrasto fra persone, fra classi, e alla guerra di classe, perché al di sopra dei diritti, prima dei diritti c'è il dovere. Il dovere è il concetto etico che può giustificare la parità nella diversità di ruoli e di attitudini. Che ci sono ovviamente. Noi vorremmo diciamo, dare ai nostri concittadini quella che è la predicazione mazziniana, perché Mazzini non è stato semplicemente un patriota, il padre della patria, è stato colui che ha creato il concetto di italianità. Noi eravamo tanti staterelli,
Mazzini mira all'unità d'Italia, che sarà raggiunta nel 61 con l'opera di Garibaldi, ma il punto è che tutto questo, come per quanto riguarda i diritti della donna, c'è ancora un gap enorme. Bisogna lavorare tanto su queste tematiche. Senta, Presidente, se dovessimo fare una fotografia della vostra associazione, ecco, chi sono anche gli appartenenti? Ci sono giovani? I giovani sono incuriositi da queste tematiche? Da noi ci sono pochi giovani, ma nell'associazione c'è il gruppo giovanile. Addirittura c'è una sezione a Bruxelles per i giovani che sono interessati, impegnati nel lavoro anche per l'Unione Europea. È sicuramente un'associazione che ha più leva su persone mature, anche perché la nostra scuola non educa in nessun modo all'insegnamento di ciò che è stato un patrimonio culturale che altrimenti va perduto. Quindi bisogna investire forse di più, ecco, su questo, proprio per riuscire a coinvolgere anche i giovani. Passerei la parola adesso all'avvocata De Biasi per addentrarci quindi su quelli che sono stati i temi, avvocata, anche sulla sua esposizione proprio in occasione di questo incontro. Un pensiero, quello di Mazzini, che comunque ci dà degli insegnamenti anche per il giorno d'oggi, per questi temi della parità di genere ancora purtroppo molto distante, si è detto. Il pensiero di Mazzini e l'esposizione del dottor Cavagna ha dato modo di estrarre da un discorso molto ampio e molto articolato come quello del pensiero mazziniano alcune parole chiave sulle quali poi abbiamo fatto un excursus storico normativo per vedere come si è evoluta la legislazione dai tempi di Mazzini ad oggi, e abbiamo visto essere ricchissima. Noi abbiamo comunque il baluardo della Costituzione entrata in vigore nel 48, precisa la parità, il principio di uguaglianza stabilito dall'articolo 3 della Costituzione è certamente un baluardo che trae origine dalla storia d'Italia e in particolare dal pensiero mazziniano. E poi una serie di altre norme contenute nella stessa Costituzione. Poi c'è stata questa importante evoluzione normativa che ora non possiamo percorrere perché è molto, davvero molto articolata. Siamo arrivati al giorno d'oggi in cui ancora l'ONU precisa come quinto obiettivo per lo sviluppo sostenibile la parità di genere. La stessa Unione Europea si ripromette di riprendere in mano delle proposte di direttiva che mirano a calare in concreto nei Paesi membri la parità di genere. Lo stesso PNRR richiama molto fortemente come obiettivo per lo sviluppo la parità di genere. Allora, nonostante una normativa ricchissima che assicura la parità di genere, la parità salariale, faccio presente che una legge sulla parità salariale è stata approvata solo nell'ottobre-novembre, è entrata in vigore il 1 gennaio del 2022, quindi approvata ottobre-novembre 2021 e entrata in vigore nel 2022. La Regione Veneto poche settimane fa ha varato una legge sulla parità salariale tra uomo e donna. Vuol dire che questi temi che si dibattono, si discutono, si prendono in considerazione da decine di anni, non sono ancora calati nella realtà. Non sono entrati, diciamo, a pieno titolo comunque all'interno della società che ci circonda, quindi. E abbiamo potuto esaminare, per esempio, i dati statistici anche delle università, delle cattedre universitarie, ma nelle professioni, dove si evince chiaramente che c'è ancora un salto fortissimo. E quindi bisogna investire, lavorare, deve investire la politica, deve comportarsi in modo tale da poter aprire anche alle donne
tutte le porte che sono aperte agli uomini. Senta, avvocata, c'erano comunque delle parole chiavi che hanno dato così dei significati, dei messaggi che voi avete ripreso in occasione dell'incontro? Le parole chiave sono state, per esempio, pregiudizio. Se non ci fosse un pregiudizio culturale, le norme che prevedono la parità, il diritto di uguaglianza, ci sono tutte. Pensiamo che solo la Costituzione prevede all'articolo 3 il principio di uguaglianza, ma poi all'articolo 29 l'uguaglianza dell'uomo e della donna all'interno della famiglia. All'articolo 37 il diritto delle donne di partecipare e di accedere, di avere gli stessi diritti salariali degli uomini. L'articolo 51, che tra l'altro è stato modificato anche questo nel 2003, inserendo un obbligo dello Stato di promuovere le pari opportunità tra uomo e donna e le pari opportunità di accesso alla pubblica amministrazione e anche alla vita politica del Paese. Sta di fatto che tra i grandi elettori del Presidente della Repubblica, elezioni di 2 mesi fa, di 58 grandi elettori le donne erano 2. Quindi culturalmente siamo ancora molto distanti. E per colmare questo gap, altra parola chiave, una parola chiave era uomini, non sono solo le donne e sempre le donne che devono spingere e quasi sgomitare per farsi largo. Dovrebbe esserci un patto sociale per il quale gli uomini riconoscono il valore, la capacità e danno lo spazio necessario e sufficiente alle donne, le quali devono ovviamente mettere in campo le loro capacità. Certo, riuscire a farsi valere, quindi avere maggior posizione, maggior rilievo proprio certo. All'interno della società. Avvocata, come la pandemia, se eventualmente la pandemia ha in qualche modo influito anche in queste tematiche, accentuato magari quelle che possono essere state delle condizioni di non parità? Viene in mente tutta la questione anche della cura della famiglia, dei compiti di casa, che ovviamente in tempo di pandemia sono a maggior ragione ricaduti sulle donne. La pandemia è stata un nodo venuto al pettine, un importante nodo venuto al pettine. La disoccupazione femminile durante la pandemia è stata enormemente superiore rispetto a quella maschile e così il divario salariale è stato notevolmente superiore. Che cosa ci dice questo? Che nel periodo della pandemia gli uomini hanno comunque continuato nella loro professione, nel loro lavoro e chi ha rinunciato a favore della cura dei figli, a favore della cura delle persone anziane, sono state le donne che hanno rinunciato molto spesso al loro lavoro e quindi alla loro autonomia economica e questo ha delle conseguenze gravissime e importantissime nel momento in cui le famiglie si disgregano. È nel momento della separazione, del divorzio, nel momento in cui le coppie di fatto si separano e anche in questo la pandemia ha avuto un importantissimo impatto, che le donne si trovano terribilmente svantaggiate, addirittura spesso non libere di compiere l'atto separativo, proprio perché prive di un'indipendenza economica per poter sopravvivere. Fronte, certo. Presidente Cavagna, qual è stato quindi il messaggio che avete voluto lanciare alla platea presente? Che Mazzini è moderno, che Mazzini è un filosofo della politica che avrebbe bisogno di essere conosciuto da chi ci governa, da chi governa la città, la polis, ma soprattutto dai cittadini, perché in fin dei conti siamo noi che possiamo vivere con il senso del dovere, dovere verso la famiglia, dovere verso la società, dovere verso l'umanità. Non c'è un limite se non il limite più grande che ci sia, che è quello della fraternità.
dovunque c'è qualcuno che soffre, dovunque c'è qualcuno che lotta per i propri diritti, per la propria libertà, parliamo dell'Ucraina, ma questo è universale, dice Mazzini, lì è un vostro fratello. Calamandrei dice, se voi, parlando agli studenti di Milano nel 51, dice, se voi volete trovare il luogo in cui è nata la nostra Costituzione, andate in montagna dove hanno combattuto e sono morti i partigiani, andate nelle carceri dove sono stati seviziati, torturati e uccisi, andate dovunque sia morto un italiano che sia nella lotta per la libertà e per la dignità del proprio paese, lì è nata la nostra Costituzione. Ecco, allora noi con questo messaggio finale ci salutiamo, io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, ovviamente invitiamo ad approfondire queste tematiche, ad approfondire ancora sia il pensiero di Mazzini, ma poi ovviamente i temi della parità di genere sui quali abbiamo capito c'è ancora molto da lavorare. Grazie davvero ai nostri ospiti. Grazie, grazie a lei. Luisa. Grazie. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci. Per sopravvivere.